Eccoci tornati qui in diretta sulle fonti TV, come ho detto prima torniamo appunto sui mercati, andiamo a vedere come si stanno muovendo i principali indici, in Europa ancora praticamente tutti in negativo, il FTSE MIB perde lo 0,48% ma resta in area 25.195, unico positivo ancora resta il FTSE 100, quindi Borsa di Londra positiva dello 0,35%, il DAX perde lo 0,53%, il CACARAM perde lo 0,46%, l'IBEX lo 0,60%, da poco si è aperta la borsa di Wall Street, vediamo l'S&P 500 positivo dello 0,09%, il Nasdaq che perde lo 0,14%, ma vediamo che rimane comunque sui massimi da ieri, il Dow Jones invece perde lo 0,11%. E sono in compagnia adesso di Paolo Nardovino, analista, per commentare appunto questi mercati. Buongiorno, ciao, Paolo. Ciao Denise, buongiorno. Buongiorno. Ciao spettatori. Abbiamo visto appunto indici europei praticamente tutti in negativo, anche la borsa americana non si sta muovendo proprio bene, però il Nasdaq che insomma ha la tendenza più rialzista e da ieri che tocca i massimi, appunto facciamo una panoramica insieme. Sì, il Nasdaq ha appena rinnovato il massimo, stavo guardando i future, ha fatto 315 pochi minuti fa ed è trascinato principalmente dal titolo Tesla che è tra i big quello che oggi sta performando meglio. Lo vediamo se sale del 68%, esatto. Sì, il movimento fatto dal Nasdaq è un movimento di reazione a alle vendite che c'erano state nelle scorse settimane e si sta riportando, ha aggiornato i massimi assoluti e si sta riportando su valori che diciamo in termini percentuali di guadagno rispetto all'apertura dell'anno equivale più o meno allo Standard & Poor's e al Dow Jones, quindi si sta un po' riallineando i valori del guadagno annuale su base annuale. Sono nuovi massimi assoluti, quindi il trend per adesso resta ancora rialzista nonostante le vendite che erano comparse nell'ultima seduta della settimana scorsa che aveva fatto ipotizzare ad una possibile interruzione di questa tendenza. Per adesso c'è stato un recupero forte, c'è un forte recupero anche su molti titoli big, la tendenza resta rialzista. Dei tre indici americani, quello più arretrato, diciamo quello meno performante, resta il Dow Jones che ancora non riesce a portarsi sopra i 34.000. Il future infatti adesso sta oscillando intorno ai 33.800 punti. Il Dow Jones ha dato un segnale ribassista importante la scorsa settimana e per adesso resta ancora valido quel segnale ribassista, quindi diciamo se uno volesse assumere posizioni al ribasso sull'America in questo momento quello più indicato è il Dow Jones. Ci sono dei titoli che già hanno girato al ribasso la tendenza, quindi il Dow Jones è quello diciamo candidato ad avere un'operatività al ribasso per chi vuole aprire operazioni al ribasso. Lo Standard & Poor's è un po' nel mezzo, ha recuperato, ha quasi raggiunto i massimi assoluti, non li ha ancora raggiunti, però ci sono anche sullo Standard & Poor's molti titoli in divergenza e anche su molti time frame, anche il giornaliero, si stanno presentando delle divergenze importanti sugli indicatori. Quindi facciamo attenzione. La performance del Nasdaq sembra un po' isolata in questo contesto. Condivido un attimo lo schermo, volevo far vedere anche il... Assolutamente sì. Allora, vi faccio vedere la mappa del mercato. Eccola qua. Com'è attuale? Attualmente vediamo che dei titoli verdi c'è soltanto Tesla e poi qualche altro titolo minore. I grossi big li vediamo in pratica in verde quasi grigio, quindi siamo quasi sui livelli di ieri, per il resto c'è una tendenza diffusa, quindi non c'è oggettivamente una forza sul mercato come c'era diciamo, nella seduta di ieri. Questo è adesso vi faccio vedere il grafico sul Dow Jones, grafico settimanale del Dow Jones, questo è un grafico molto importante perché mostra il segnale ribassista che abbiamo avuto la scorsa settimana, cioè abbiamo avuto la rottura di un angolo importante che reggeva dal minimo di marzo 2020, questi sono gli angoli di Gann sul grafico settimanale,
Anche se c'è stato un tentativo di recupero, però siamo adesso ben lontani dai livelli di riequilibrio delle dinamiche. Quindi il Dow Jones resta a 33.800 punti, cioè finché siamo sotto i 34.500 punti, che sono i massimi della scorsa settimana, siamo ancora in una fase in cui possiamo parlare soltanto di rimbalzo dal minimo, però non è ancora recuperato la tendenza rialzista. Quindi facciamo attenzione adesso a prendere posizioni rialziste su questo indice, perché potrebbe nelle prossime sedute riproporsi la tendenza ribassista. La forza, c'è un po' di forza maggiore sullo Standard & Poor's. Adesso facciamo vedere, questo è un grafico giornaliero, faccio vedere lo stesso grafico settimanale sullo Standard & Poor's, anche se non ha recuperato totalmente i massimi della scorsa settimana. Siamo sui livelli di nuovo al test dell'angolo. Qui sarei un po' più neutrale, perché c'è il recupero dell'angolo, ancora non siamo sopra all'angolo, sembra soltanto un pullback quello che si è avuto finora. Quindi siamo 4.243 di future, il massimo della scorsa settimana fu 4.258,25, quindi soltanto un recupero confermato in chiusura di seduta e anche poi nelle sedute successive del massimo della prossima settimana porterà nuovamente tendenza rialzista sullo Standard & Poor's. Il Nasdaq è quello che viaggia, insomma, per fatti suoi. Siamo ora a 14.003, questo è un grafico intraday, quindi grafici di un minuto, abbiamo rinnovato il massimo pochi minuti fa e siamo ancora al di sopra dei 14.300 punti. Per adesso il Nasdaq è quello più forte, resta il più forte, e soprattutto ci sono dei titoli, qui c'è la lista dei titoli che, diciamo, tra quelli che sto seguendo io, quali sono quelli più performanti. Vediamo che c'è Tesla, che è quello più performante di tutti. Poi c'è un titolo che ieri, a mio avviso, ha dato occasioni di acquisto, ed è Coinbase. Perché ha fatto nella seduta di ieri, con il minimo che ha fatto il Bitcoin, ha realizzato un doppio minimo con il primo minimo fatto a maggio, e qui si è generato un segnale di acquisto. Infatti ieri abbiamo, anche con i miei clienti, abbiamo valutato un acquisto su questo titolo. Chi vuole provare gli acquisti, lo stop lo può mettere sotto l'area 200, e i primi target da provare sono, a mio avviso, c'è la possibilità di recuperare anche il massimo di maggio, quindi sopra il 306. Questa è un'occasione, ieri c'è stata un'occasione buona su questo titolo. Per il resto ci sono altri titoli che stanno tirando, naturalmente siamo sui massimi su molti titoli. Uno è Facebook, che ha rinnovato il massimo assoluto proprio nella seduta di oggi, sta rinnovando i massimi di sempre. Stesso ragionamento vale per Nvidia, che anche se non ha ancora aggiornato il massimo assoluto, però siamo vicinissimi, e questo è un titolo che sta tirando effettivamente tutto il settore dei chip, quindi di conseguenza anche il settore Nasdaq, quindi c'è Nasdaq. E poi ha recuperato nuovamente forza il titolo Netflix, che è ritornato sopra i 500 e anche oggi sta performando, insomma, in maniera positiva il mercato. Questi sono grafici a un'ora, se mettiamo grafici giornalieri si valuta meglio. Netflix era stato particolarmente penalizzato nel mese tra maggio e giugno, perché aveva oscillato sotto i $500, adesso abbiamo recuperato questa importante quota di $500, quindi si sta rimettendo in sicurezza. Ti interrompo un attimo, perché è arrivata una domanda dal nostro telespettatore, quindi cerchiamo di rispondere. Ci chiede un parere su Sandial, che è un titolo del Nasdaq. Io adesso ho il grafico qui Sandial, di fronte. Sì. Sandial è un titolo che seguo. Ok, io ti sto mostrando il grafico. Sandial ha dato oggi, a mio avviso, un segnale long. C'è stato, ieri ha fatto un inside bar dopo una lunga fase di discesa, e oggi ha dato un segnale long con la rottura nuovamente del dollaro. Questo è un titolo molto speculativo ed è anche molto trattato, cioè è sempre nella lista dei titoli a maggiori scambi
a Wall Street. Il telespettatore è molto attento, quello di oggi è un segnale importante, ha dato il superamento del dollaro, a mio avviso è un segnale long. Chi vuole può provare le posizioni long, con lo stop lo metterei al di sotto del minimo del 21 giugno, quindi sotto 0,87. E come target possiamo avere i primi target, questi fatti proprio nel mese di giugno, quindi l'area 1,50, quindi parliamo di un quasi 45% di guadagno dai valori attuali, oppure provare a portarlo addirittura in quota 2, che era la quota che era stata diciamo testata più volte nel mese di febbraio, quando ci fu proprio la bolla speculativa sul settore cannabis, perché Sandial è un titolo della cannabis. Esatto. Andiamo a vedere invece i principali market movers del momento, che appunto sono le materie prime. Vediamo infatti l'oro che acquista lo 0,84% e il petrolio che invece acquista quasi un punto in percentuale. Petrolio in particolare del Brent, che ha da poco superato l'asticella dei $75 a barile, si punta già agli 80, ma c'è chi addirittura punta più in alto e vede già la tripla cifra. Tu cosa ne pensi e cosa ti senti di dire su questo settore in particolare? Allora, sul petrolio io ho da tempo Andiamo a vedere intanto, prima di ristabilire il collegamento con appunto Paolo Nardvino, come si stanno muovendo i mercati. Vediamo il FTSE MIB che perde lo 0,38% e resta in area 25.220, il FTSE 100 0,33%, ancora attualmente l'unico mercato positivo in Europa, il DAX perde lo 0,54%, il CAC Aran lo 0,42%, l'IBEX di Madrid lo 0,47%, l'S&P 500, quindi mercato di Wall Street, lo 0,18%, però positivo, appunto mercato positivo, il Nasdaq perde lo 0,24% e resta sui massimi, appunto come detto prima, da ieri, il Dow Jones invece è positivo dello 0,11%. Dovremmo aver ristabilito il collegamento. Paolo, buongiorno. Mi sentite? Sì, sì, sì. Ok. Allora, stavo parlando delle materie prime, esatto. Facendo vedere il petrolio, c'è stata un'interruzione su Skype. Non c'è problema. C'è un livello importante, che il massimo che fece ad ottobre 2018, che è area 76, 75 e 91, e questo, diciamo, è quello che io sto guardando come target di questo movimento. A mio avviso ci sono le condizioni, oggi ha rinnovato il massimo di periodo il petrolio, ci sono le condizioni per raggiungere questo target qui, l'area 76. L'area 76. Siamo in un trend molto forte sul petrolio e, a mio avviso, finché non viene violato almeno con almeno tre minimi in successione ribassista nel grafico giornaliero, la tendenza resta rialzista. Quindi il petrolio è uno degli asset maggiormente trend persistent, cioè una volta che prende un trend lo mantiene per lungo periodo, e lo stiamo vedendo, perché anche nell'ultima fase non ha mai invertito, dai minimi di maggio non ha mai invertito neanche gli indicatori veloci, quindi siamo proprio in tendenza rialzista forte. Puntiamo a questo target in area 76 e valutiamo soltanto inversioni che corrispondono ad almeno tre minimi in successione ribassisti. Per quanto riguarda invece le altre materie prime, come si stanno muovendo in questo momento? Il gold ha avuto un'importante discesa e, a mio avviso, ha fatto anche una base importante a 1760, ora siamo poco sopra i 1790, non è ancora in una zona di sicurezza, il rimbalzo c'è stato, è stato di circa $35, non è ancora in una zona di sicurezza. A mio avviso il recupero di 1826, cioè del massimo di questa barra qui del 17, porterà maggiore sicurezza, però in generale nelle tendenze di lungo periodo, se guardiamo grafici un po' più
lunghi, io li ho messi sul mio sito, vi faccio vedere adesso un grafico mensile. Se guardiamo un grafico mensile, le tendenze restano rialziste, quindi ogni minimo è occasione di acquisto sul gold. Ribadisco che è un asset che nel portafoglio in generale va tenuto, sia il gold sia anche gli altri preziosi, argento e platino. Ecco, ci arriva un'altra domanda dal nostro telespettatore che ti leggo subito. Salve, vorrei entrare long sul titolo Philips, un titolo appunto olandese, potrebbe essere il momento giusto? Grazie da Mirko. Vediamo un attimo Philips. Philips, Philips Group. Allora, io adesso lo sto visualizzando, se vogliamo guardare. Qual è il ticker? FIA. FIA, ok. Eccolo qui. No. No, perché ha rotto delle resistenze importanti e sta andando a ribasso. A mio avviso non è occasione di acquisto. Dobbiamo attendere la formazione di un pattern di inversione. Anzi, se guardando questo è un grafico giornaliero, secondo me ha dato un segnale short importante. Basta guardare anche un semplice angolo, che la rottura di questo angolo è un segnale short importante. Io valuterei acquisti soltanto al test di questa base qui, l'area 38. Qui l'area 42 non comprerei Philips. Per me non è un titolo da acquistare con questo movimento e a questi livelli. Ecco, ci chiedono invece un'analisi su Digital Turbine, che è un titolo quotato sul Nasdaq, e su Star Equity. Mi dici il ticker per cortesia? Sì, Apps. Eccolo. Ok, perfetto. Sì, è un titolo che ha dato segnali rialzisti importanti. Se dovesse superare quest'area di resistenza, perché adesso siamo quasi sulla resistenza 76, è un'area di resistenza importante, conferma un segnale long importante. Comunque il recupero delle ultime due sedute è un recupero importante. Questo è un titolo forte, trend rialzista, pattern rialzista in questo ultimo momento, siamo sulla resistenza, la rottura della resistenza aprirebbe le porte per nuovi massimi, area 100. È un buon titolo questo. Ecco, l'altro titolo che invece il nostro telespettatore ci chiede è Star Equity, STRR, lo vediamo subito il grafico, attualmente in negativo, perde l'1,06%. È un titolo un po' moscino come titolo. Siamo su livelli di supporto, ha tenuto dei supporti, non è che mi entusiasma tanto, anche da un punto di vista proprio di volumi di scambio sono molto esigui. Se vuole provare, si può provare, gli stop vanno messi rigorosamente sotto questo minimo del 19 maggio, quindi sotto 2,50 va stoppato. Siamo a 2,80, si può provare. Però non mi aspetterei grandi movimenti per adesso, non sta dando segnali di momentum importante, è un titolo un po' addormentato. Ecco, abbiamo risposto appunto a tutte le domande dei nostri telespettatori sulle loro curiosità, ma adesso ovviamente chiedo a te quali sono i titoli secondo te da monitorare in questo momento che stanno maggiormente mostrando una tendenza rialzista, escludendo appunto le materie prime che abbiamo già visto sono i maggiori market movers. Allora, uno l'ho fatto vedere, è Coinbase, è un titolo importante che abbiamo, importante perché rappresenta una novità sul Nasdaq, che è stata un IPO importante di questo 2021. Si è più che dimezzato dai valori massimi, quindi in area 200, è arrivato in area 210, a mio avviso è uno dei titoli da tenere in considerazione, questo qui Coinbase. Un altro che stiamo seguendo con i miei clienti è il titolo ALF, oggi sta correggendo ma ha avuto una performance straordinaria negli ultimi giorni, partito da 3 è arrivato ieri addirittura a 16,5, oggi sta ritracciando, sta perdendo il 24%, però ieri ha fatto più 100%, vedete? Questo è un titolo che fa intelligenza artificiale, l'azienda ha avuto una serie di
notizie positive il mercato ha avuto da parte di questa azienda. Ha avuto pochi giorni fa un importante contratto con Uber per l'allestimento di prodotti sui veicoli utilizzati da Uber, quindi è esploso. È un titolo che non ha molto flottante, e per questo, anche per questo è interessante, perché è un'azienda che a mio avviso ha tante potenzialità di crescita. Poi ci sono altri titoli, io ho un'intera serie di titoli, li segnalo ai miei clienti, chi vuole mi può contattare, si registra i miei servizi. Abbiamo tanti titoli del Nasdaq, in questo momento ci stiamo concentrando soprattutto sul settore dell'intelligenza artificiale, quindi questo tipo di titoli, e anche sul settore aerospaziale. Ad esempio c'è il titolo Virgin Galactics, che è un altro titolo che stiamo seguendo con estrema attenzione. Ha avuto un'inversione a V dopo che la missione che hanno fatto il 20 maggio è riuscita, e sta avendo adesso un nuovo massimo, ha fatto oggi un nuovo massimo sopra i $40. A mio avviso questo è un titolo che può tranquillamente raggiungere l'area dei massimi assoluti in area 60. È un titolo forte, il settore aerospaziale è un settore caldo, tra i quali vanno valutati sia titoli del mercato americano, ma anche titoli nostrani. Ecco, c'è un altro titolo che stiamo seguendo sul mercato dell'AIM, che si chiama Officina Spaziale, Officina Stellare, scusa, eccolo. Okay. Qui, questo è un altro titolo che sta avendo una tendenza rialzista molto molto importante, molto elevata, sì. Questo è quotato all'AIM, è un titolo italiano, quindi non è che bisogna per forza restare sui titoli americani per, certo, avere performance molto molto importanti. Questo è un titolo, a mio avviso, che ha fatto già tanta strada, ma sarà uno dei titoli che farà ancora molta strada. Ecco, chiedo anche a te, insomma, ci stiamo avvicinando in un periodo particolare dell'anno, perché in estate appunto i volumi sui mercati sono più bassi e quindi potrebbero esserci dei cambiamenti radicali. Secondo te ci saranno effettivamente questi cambiamenti? Come deciderai di muoverti tu e su quali settori in particolare? Allora, personalmente sto riducendo l'azionario, sto prendendo anche delle posizioni ribassiste sui futures, naturalmente con size mirate, quindi ancora molto piccole. Sto costruendo una posizione short, perché nell'estate mi aspetto un scoppio di volatilità e anche la possibilità di avere un affondo. Oggi stamattina ho riguardato un grafico che guardo di un indicatore molto importante, che è lo skew. Si è portato, questo qua, il grafico dello skew, siamo nuovamente sopra i 160. Ora, lo skew indica il rapporto tra le opzioni OTM rispetto alle opzioni ATM, il numero di opzioni comprate dai gestori, e siamo sul record di sempre. Cioè, questo cosa vuol dire? Vuol dire che i gestori sono ancora nel mercato azionario, però stanno facendo coperture record, perché si aspettano un evento, cioè prezzano la possibilità di un evento anche catastrofico, perché lo skew indica proprio questo, indica la possibilità di un evento catastrofico nel giro di 2 o 3 mesi. Naturalmente valori alti dello skew sono un alert. Lo abbiamo avuto, i valori così alti li abbiamo avuti a agosto 2018, e poi abbiamo visto che quando si è riassorbito lo skew lo ha fatto nel lungo periodo ribassista del 2018, quindi da agosto fino a dicembre 2018, e abbiamo avuto una forte correzione del mercato. Allora non c'era il quantitative easing, c'era ancora la politica che stava riequilibrando, la politica monetaria della Fed che stava riequilibrando, in pratica stavamo uscendo dal quantitative easing. Poi invece c'è stata proprio nel 2018 la svolta ad U del presidente Powell, un po' costretto da Trump,
per riprendere la, diciamo, una politica espansiva, e oggi siamo nuovamente su valori molto alti. Per adesso le banche centrali, abbiamo sentito anche Powell ieri, non c'è ancora l'intenzione manifesta di cambiare le politiche monetarie, quindi questo è soltanto un alert che dà questo indicatore del mercato, però a mio avviso va tenuto conto, è un alert importante, questo è un indice che non è puntuale, nel senso che non è immediato, però se resta su valori alti un motivo c'è. Questo è un indice che indica l'operatività degli specialisti, non dei retail. Cioè, qui stiamo parlando di gestori che stanno coprendo i loro portafogli con opzioni put o PM. Ed è molto importante, una cosa da guardare costantemente. Siamo su valori massimi di sempre. Ecco, noi siamo in chiusura, ma vorrei leggere l'ultima domanda del nostro telespettatore. Buon pomeriggio Denise, vorrei una view su Lufthansa che ho in carico a 11 e da giorni continua a perdere. Appunto stiamo vedendo che effettivamente sta perdendo il 2,36%, attualmente è in area 9,90, sì, continua effettivamente a perdere. Chiedo anche a te il tuo parere. Non ho capito bene il ticker, scusa. Lufthansa, LH. Ah, Lufthansa, sì. Lufthansa, ok. Allora, lo carico un attimo. Allora, il grafico non è bellissimo, perché ha violato un supporto importante, qui andava messo lo stop proprio qui sotto a 10, ha rotto i 10, io uscirei dalla posizione, oppure se può resistere, a mio avviso si arriverà tranquillamente in area 9.5, questo minimo qui lo andrà a prendere, quindi 9.46, lì è il supporto successivo. Non è un grafico bello, perché ha fatto un massimo importante, massimi secondari, e ha rotto i supporti, la tendenza adesso sembra correttiva, ribassista, e sembra diciamo avviato al test di quest'area qui, quindi tra 9.5 e 9. Se riesce a resistere, lo ha preso ad 11, mi ha detto il telespettatore, se riesce a resistere può aspettare di... Ecco, mi sa che abbiamo perso nuovamente il collegamento con Paolo Nardovino, ma insomma eravamo in chiusura, quindi io lo ringrazio per essere stato con noi, se ovviamente non riusciamo a ristabilire il collegamento. Andiamo a fare un ultimo giro dei mercati, vediamo il FTSE MIB che perde lo 0,41%, il FTSE 100 0,28% in positivo, il DAX perde lo 0,58%, il CAC 0,43% e l'IBEX 0,46%. Giornata insomma in tutta il rosso per le borse europee, tranne il FTSE 100 che per ora resiste sul positivo. Vediamo invece l'S&P 500, mercato di Wall Street, in positivo dello 0,16%, il Nasdaq che rimane sui massimi, perde di poco lo 0,44%, e il Dow Jones lo 0,02%. Spread BTP Bund attualmente in positivo 0,46% a 106 punti base. Io vi saluto e vi ringrazio per essere stati con noi, vi lascio in programmazione con la nostra nuova programmazione con Manuela Donghi, insomma ci sarà un confronto particolare tra due traders, ma non vi anticipo nulla, vi ringrazio per averci seguito. Grazie.